everybody and welcome to our first Teaching Pill. Le Teaching Pills sono appunto questi piccoli programmi brevi di approfondimento di alcuni degli aspetti della lingua inglese. Inauguriamo il periodo delle feste natalizie con il primo episodio e appunto impareremo qui a dare gli auguri per le feste. Gli auguri di questa stagione sono di tre tipi a seconda delle persone a cui ci rivolgiamo e dell'ambito nel quale ci troviamo: business, informale, familiare. Dunque, sono Season's Greetings, auguri per questa stagione. Happy Holidays, felici feste. Merry Christmas, felice Natale, allegro Natale. E poi infine Happy New Year, felice anno nuovo. Perché vi sono tanti modi di augurare felici feste alle persone che conosciamo? È molto semplice. La popolazione anglofona del mondo proviene da molteplici etnie e diverse tradizioni religiose, quindi il fatto che le feste natalizie siano non lavorative per tutti, sia quale sia appunto l'etnia o la tradizione religiosa alla quale appartengono, è buona abitudine quindi fare gli auguri in questi tre modi distinti a seconda del livello di formalità e conoscenza. Quindi Season's Greetings and Happy New Year è un augurio che generalmente viene scritto su biglietti di auguri usati in ambito business, quindi diretti a clienti, soci e collaboratori di un'azienda, proprio per poter augurare, quindi con un po' di anticipo, sia le buone feste e sia un buon anno nuovo. Happy Holidays si usa come invece augurio sia parlato sia scritto. Va diretto a conoscenti e amici che non necessariamente celebrano il Natale. Infatti, nel mese di dicembre si celebrano sia la festa di Hanukkah, che è una festa ebraica, e sia quella afroamericana di Kwanzaa. Mi scuso con gli amici afroamericani per la mia pronuncia. Happy Holidays è l'augurio più appropriato da fare anche a chi non celebra alcuna festa religiosa in questo periodo, in quanto appunto a dicembre vi sono vari giorni di vacanze lavorative. Merry Christmas è un augurio sia parlato sia scritto ed è rivolto specificamente a chi sappiamo che celebra il Natale come festa della Natività di Gesù. È stato reso popolare come augurio dallo scrittore britannico Charles Dickens. Prima che lui rendesse popolare questo Merry Christmas, la tradizione era appunto di augurare un Happy Christmas. Ma grazie appunto al nostro scrittore Charles Dickens, che ha reso popolare questo tipo di augurio nella sua bellissima A Christmas Carol, il canto di Natale o cantico di Natale, oppure tradotto anche come racconto di Natale, bene, questa bellissima novella ha reso popolare in tutto il mondo l'augurio di Merry Christmas. E questo è anche il mio augurio per tutti voi. Ciao, bye!